Però cosa stai facendo? No, fermati. No. Però, quella non è acqua! Raghi, ma lo sapevate che Roblox esiste nella vita reale? Più che Roblox, direi Brookhaven esiste nella vita reale. L'ho trovato e sono assieme a Robby per farvelo vedere. Ciao, sto nuotando assolutamente nel vuoto con un bellissimo pesciolino fuor Sì, d'acqua. lei è... Pazza? Sì, penso che pazza vada bene. È il segreto di Brookhaven, guarda, te lo faccio scoprire che siamo in un posto, in un video pieno di segreti, Vai, no? vai, Guarda, vai qui, approfittiamo, visto che ci ok, siamo. vai qui, Ok. fai finta di voler nuotare e dopo un po'. Non è vero, è stata una casualità prima, è tutta una Incredibile, bugia. incredibile. Riesci a dirmi le bugie anche nei miei video, assurdo. Vieni con me comunque, non perdiamo tempo. Devo farti vedere la Arrivo. scuola perché devo farla vedere nella vita reale. Ovviamente conosciamo tutti la scuola di Brookhaven, ci abbiamo fatto un sacco Certo di che serie, la conosciamo, certo, guarda, è purtroppo. bellissima, è gigante, guarda, che figa. Ma È proprio bella. adesso te la faccio vedere vera però. Ecco, abbiamo la mappa qui di fronte a noi di tutto il mondo, ma se noi cerchiamo Brookhaven su Google Maps, ok, ci trova il posticino qui, a New York, no? È a fianco a New York, guarda, questa è New York e questa è Brookhaven da questa parte È qua. assurdo. C'è proprio la città, c'è proprio scritto Brookhaven, ma vi rendete conto? Cioè, io sono Ma scioccata. quindi è il gioco che si è ispirato alla città o la città che si è ispirata al gioco? Penso sia il gioco che si è ispirato alla città, insomma, che cavolo, una città. Ma che Vi ne sai? immaginate una città nata grazie a Roblox? No, sarebbe assurdo. Fighissimo. Sai che cosa voglio fare per prima? Ci sono delle immagini molto carine. Ok. Qui a destra di Brookhaven in generale vorrei. Il tipo è bellissimo. È bellissimo. È un tipico giocatore di Brookhaven Brookhaven. tedizio. Tipico giocatore di Brookhaven. Ci sono altre foto. Praticamente questa è tutta gente di Brookhaven. Fanno delle Wow. cose in acqua. Effettivamente su Brookhaven, spoiler, c'è davvero È un il lago? coso, c'è il lago e c'è il coso di mare oltretutto, dove puoi andare la moto d'acqua, ecco. Esiste. Guarda, è bellissimo, è fantastico, Wow. ci sono un sacco di roba. È famosa per questa cosa, Brookhaven, incredibile, non lo sapevo, ci sono perfino le anatre. Ah, sono Wow. scioccata. Guarda i cagnolini. Dovrebbero aggiungerli i cagnolini effettivamente su Brookhaven, questo I manca. pet, Sì, sarebbe e figo. poi le case, guarda, le case sono uguali a come sono nel gioco, è Identiche, ma facci fantastico. vedere la scuola, Hai cavolo. ragione, iniziamo dalla prima cosa, la scuola. Ragazzi, la scuola abbiamo trovato che è praticamente identica, uguale. È proprio la città fatta su Roblox. Dovrebbe essere da questa parte. Ok, trovata Bellport High School, è questa qui. Allora, se noi ci andiamo, però non ci, cioè, ci possiamo andare vicini. Tipo, da qui si vede un pochino la scuola, ok? Non ci fanno avvicinare troppo, non so perché, magari è tipo proprietà Un privata. segreto, perché sennò magari se aggiungono nuove cose alla scuola noi lo Ma ti scopriamo. immagini che ci sono i segreti? Cioè, i segreti che ci sono su Brookhaven ci sono davvero nella città, tipo un bunker per rivivere la Sarebbe banca. Oddio, sarebbe fantastico. fighissimo. Guardate, è Comunque, questa qui uguale. è la scuola, è identica. Adesso vi faccio vedere alcune fotine, ok? Tipo questa qui è l'entrata della scuola. Ok, adesso fissatevi in testa, fissatevi proprio con lo scotch questa foto qua, questa qui. 3, 2, 1, boom! Cioè, avete visto? Sono praticamente uguali. C'è perfino questo praticamente tetto all'entrata, anche Anche nella la scuola finestra di originale. sopra, Le che finestre di comunque. so. È tutto uguale! Ragazzi, sono così simili. Oh mio Dio, io sto camminando nella scuola di Brookhaven. C'è quella vera, qui c'è stata gente vera. Oh mio Dio. Ma non è finita qui, ragazzi, perché ci sono altre strutture che sono identiche. Tipo la caserma dei pompieri, che è qui a fianco, no? Eppure quella Andiamo a vedere, dai. uguale. E guardate, allora ve la faccio vedere. C'è scritto Fire Station, che è la stazione dei Stazione di pompieri. Sì, pompieri. ovviamente ci sono dei segreti anche qui. Io non ci posso entrare da Google Maps. Però un giorno andiamo in America, ok? Andiamo in America solo per vedere Lasciatemi Brookhaven. mi Va bene. piace, perché vogliamo Lasciatemi via. andarci. Facciamo così. A 25.000 mi piace, andiamo in America. Ok. Ok, ragazzi, a 25.000 mi piace. Ci trovate in America, Brookhaven. Quindi Come faccio la preparatevi, ok? foto? Esatto, questa, allora, ok, ricordatevi questa immagine qui, Fire Station, ok? Eccola qui, raghi, questa qui è la stazione, è una delle stazioni, perché Brookhaven è enorme a quanto pare, quindi ce ne sono tipo quattro. Però
è quella che gli assomiglia di più. Vi piace? Se ci pensi, c'è anche la parte di destra dove c'è la vetrata, che è come l'entrata su Brookhaven. Perché ci sono tre porte e un'entrata. Esatto, esatto. Solo che qui c'è scritto spaghetti dinner, quindi penso... spaghetti per pranzo. Sì, esatto. Quindi penso ci facciano tipo cibo. Vi faccio vedere adesso delle foto di questa stazione di pompieri, ok? Guarda, ma è gigante, ma scusami, guarda, è enorme. Madonna. Oddio, eccolo qui, questa è la foto tipo del, sì, vabbè, del coso dei pompieri gigante fuori dalla, esatto, dalla stazione. Però a fianco ci sono un sacco di foto di cibo, ragazzi, mi sta venendo che fame. Voglia di mangiare a Brookhaven. Quando ci andiamo in America, mangeremo, cioè proviamo tutte queste cose. Ed è per questo che dovete lasciare Vi Piace, per assolutamente noi che mangiamo in America. Sì. Vi faccio vedere le recensioni, vediamo se ce n'è qualcuna. C'è solo una recensione, ecco qui. Se stai cercando un posto per conoscere i vigili del fuoco, potresti voler dedicare qualche minuto a fare un salto qui. Le persone sono tanto carine, sì sì sì, dentro e fuori, se sei interessato ai camion dei pompieri. Insomma, le solite cose, però... Però dicono... una foto. Sì, c'è anche una foto. Guarda che carina, è bellissima Brookhaven vista così, onestamente. È praticamente identica a quello che c'è. Guardami, qua. Ho messo pure il coso. Ma stai scherzando? Ma sei seria? Che yeah. È uguale, perché? Sono uguali, guardate i posti, guardate i posti identici. Ti prego, fai solo ridere così. Ok, ma non abbiamo finito, dobbiamo vedere almeno un ultimo. Ti porto io, con le sirene. Cosa stai facendo? Con la sirena, tu sei pazza. Ro, portami al ristorante! Ok, raghi, avete presente questo spiazzone di posto dove c'è un ristorante? Le stanze qui a destra. E poi abbiamo lì, vabbè, l'aeroporto. Ok, vabbè, siete pronti? Questa è la versione tipo originale del posto, ok? Lo spiazzone, come vediamo qui. Poi abbiamo lì che dovrebbero essere altri negozi, ma su Brookhaven nostro ci sono le stanze, ok? E qui, signori e signori, c'è il nostro ristorantozzo. Oh, andiamo a vedere un po' il ristorante, vediamo com'è dentro. Eccolo qui, oh mio Dio. Allora, lei dice che l'interno è uguale. Allora, il bancone c'è, è vero, esatto. Qui ci sono i bagni, tipo, qui ci saranno i bagni come nell'originale. I tavoli ci sono, ci sono uguali, sì, ragazzi, non c'è niente da dire, è lo stesso. Guarda il cibo! Sembra finta quella foto, ha detto. Ok, questo è tipo tutto assieme, forse questo è un po' troppo. Vediamo un altro po' di cose, tipo... Che colazione, ragazzi. Ma questo ragazzi, non è il piatto che puoi mettere lì? Non dirmelo! No, dirmi che è davvero il piatto di Roblox, di Brookhaven, guarda il posto! Il tavolo è uguale, il tavolo è identico, è quello, cioè non si può dire niente. Voglio vedere anche, voglio leggere le recensioni che ci sono di questo posto. Secondo voi, allora, certe cose sembrano buone, certe cose sembrano proprio brutte. Cioè, che cosa è sta roba? Tipo, non lo so, però il posto mi sembra identico, proprio l'hanno copiato uguale, sono stati bravissimi. Guarda, eccolo qui! Sì. Magari senza le sedie al centro, però... Però ci siamo, ci siamo, è vero. Guarda un po'. Andiamo, che buono. Vediamo le recensioni. Ok, abbiamo trovato delle recensioni un po' bruttine, c'è da dirlo. Sì, mi sa che non è un bel posticino per mangiare. Ok, effettivamente me la leggo. Strano. Effettivamente. Sono venuta in questo ristorante per la prima volta e la mia esperienza non è stata buona. Ho ordinato un involtino di pollo di bufala e quando è uscito era freddo, il formaggio era congelato come se fosse scaduto, il pollo era normale ma non di bufala ed era ripieno di pomodori. Non ero felice quando l'ho detto il cameriere si è pure infastidito. Cioè, vi rendete conto? Un posto orribile dove mangiare. Ho dovuto ordinare un altro involtino e tipo ha detto che ci è rimasta male anche per quello, perché era in una pozza di maionese, aveva un odore cattivo e ho dovuto chiedere al cameriere di portarlo via. Quindi praticamente peggior ristorante di Brookhaven vi hanno messo qui. È orribile. Hanno risposto. E gli hanno pure risposto. Mi dispiace molto che siano andate così le cose. Prendiamo molto sul serio il servizio dei clienti. Scusa per il ritardo se il tizio è stato scortese.
Speriamo che ritornerai a trovarci. Ma che cavolo, ritornerai a trovarci? Ma se il servizio è stato schifosissimo, cosa ritornerai a trovarci? Infatti, raghi, quindi ditemi un po' che cosa ne pensate voi di Brookhaven nella vita reale. Io vi saluto e magari, chissà, troveremo Adopt Me nella vita reale. Sicuramente.